Ieri erano 44 i contagiati da coronavirus in Umbria, oggi sono 62. I casi più gravi sono 16 che hanno richiesto ricovero a Perugia e Terni, di cui 8 totali in terapia intensiva. Le persone in osservazione erano ieri 916, oggi sono 1035. I dati raccontano di un contagio che si sta allargando, seppure il sistema sanitario regionale rassicura che al momento tutto è sotto controllo. 2 pazienti sono guariti, 276 sono usciti dall'isolamento. Mentre sale il numero di infetti a Città di Castello, 2 quelli confermati dal sindaco Luciano Bacchetta, in Alto Chiascio attualmente gli unici 2 casi accertati sono 2 donne ugubine, un medico che vive in città e una ragazza in stato interessante residente in una delle frazioni. All'esito positivo del tampone per entrambe è scattata la profilassi di isolamento per chi è entrato in contatto con loro. In entrambi i casi si tratterebbe di virus importato dalle mani, dove lavora una delle 2 donne e dove si sarebbe recata l'altra negli ultimi giorni. Nessun caso ancora registrato negli altri comuni dell'Alto Chiascio. Questo mentre è andato in scena tra ieri ed oggi il tira e molla tra i sindaci del comprensorio e la regione Umbria sulla destinazione dell'ospedale di Branca a Polo per ricevere gli infetti da coronavirus. Il disappunto dei primi cittadini ieri era stato scritto nero su bianco in una missiva, motivando tale posizione con il fatto che l'ospedale comprensorio è un nosocomio di urgenza che non può sospendere tutte le sue attività che lo contraddistinguono per seguire questi pazienti. Buoni motivi, avendolo verificato anche con tanti operatori, medici, esperti, ho buoni motivi per dire che la scelta tecnica che viene effettuata non è assolutamente appropriata, e quindi noi sindaci del comprensorio Cupino Gualdese ribadiamo la nostra ferma contrarietà a questa impostazione, perché l'ospedale di Branca presenta caratteristiche come polo dell'emergenza, come centro regionale della fibrosi cistica e soprattutto come ospedale a pieno regime, in piena efficienza, rappresenta una realtà che credo sia sbagliato disarticolare, depotenziare e mettere in discussione in un momento come questo. La protesta era salita anche da Fabriano, dove le puerpere che hanno scelto Branca per dare alla luce il proprio figlio, 80 solo nel 2019, erano insorte sui social contro questa ipotesi. Di poche ore fa la decisione della Regione Umbria di togliere l'ospedale di Branca dall'elenco di strutture ospedaliere dedicate all'emergenza coronavirus. Dopo Perugia e Terni sarà l'ospedale di Pantalla a ricevere i malati di Covid-19. Per fare questo il direttore sanitario dell'ASL 1, Teresa Tedesco, ha informato che viene sospesa in questa struttura l'attività del punto nascita e tutte le attività dei reparti dedicati saranno trasferite nei dipartimenti di emergenza urgenza. Sono stati liberati a Pantalla tutti i posti letto dell'area di degenza da riconvertire in malattie infettive ed è stato individuato il personale. L'area di degenza, come previsto dal piano regionale, prevede 16 posti letto in camere singole che in caso di necessità possono essere riconvertite in 2 posti letto per stanza, un'area attrezzata con 2 posti letto di subintensiva estensibile fino ad 8 posti letto. Il personale individuato ha iniziato attività di formazione presso il reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Perugia per la condivisione di protocolli e procedure.